Il corpo è scomparso. La sua tomba è vuota. Dov'è finito? Dimmelo tu. Clavius è un tribuno romano, braccio destro di Ponzio Pilato. Assiste alla morte in croce di Gesù, voluta dal Sinedrio e dai Romani. Il Messia, infatti, è un elemento troppo forte di disturbo rispetto al loro potere. Ma quando il cadavere scompare, Gesù infatti è risorto, inizia una vera e propria indagine per ritrovare il corpo. Un'indagine che lo porterà tra gli discepoli e cambierà la sua vita, conducendolo a credere. Uccidilo! Diciamo che questo è il più grande mistero mai raccontato. Diciamo una cosa giusta, una cosa sbagliata, partirei da questo. The tagline for the movie. La stessa frase di lancio del film lo dice. Il più grande mistero mai raccontato. E da un certo punto di vista è così. Ma voglio pensare questa storia non solo da un punto di vista investigativo, ma anche, diciamo così, teologico. C'è un'indagine, una detective story, ma il fondo di questa storia resta quello che conosciamo, quello cristiano. E quello che funziona è il mix di questi due elementi. Ho dovuto crocifiggerlo. Non guardarmi così, lo hanno già fatto in tanti. Era una situazione a rischio, tribuno, evidentemente non riesci a capirlo. Ci sono pellicole che hanno raccontato la storia di Gesù in modo didascalico, all'opposto in maniera totalmente revisionista. Questo film è in qualche modo nel mezzo. I fatti sono quelli del Vangelo, ma il regista Kevin Reynolds ha anche creato un film che è cinema e ha uno sguardo autonomo. Prendi il controllo del territorio e riporta la calma. Questa storia è durata abbastanza. E a quel Nazareno porta un po' di pietà. A metà tra l'inchiesta di Damiano Damiani e quindi Thriller e The Passion di Mel Gibson, seppure con qualche semplificazione e ingenuità, risorta comunque un messaggio positivo. È la storia di una conversione, la possibilità di raccontare Gesù, gli apostoli, i Vangeli con gli occhi non solo di un laico ma di uno scettico. Un messaggio forse ancora più necessario per il mondo di oggi. Se sapessi cosa è accaduto lì, non avresti più pensieri. Illuminami allora. È... al di là di noi. Siamo andati da Papa Francesco, eh? Com'è andata? Me lo raccontate? To me was... Per spiegarti la mia emozione ti dico una cosa. Ho detto a mia madre che avrei incontrato il Papa e lei mi ha detto: mi raccomando, digli che sei argentina. Ma alla fine non ce l'ho fatta. Quando l'ho avuto davanti mi sono talmente emozionata che sono rimasta senza parole. Meeting someone of his spirituality, his... Incontrare una persona con il carisma e la spiritualità di Papa Francesco è un momento che porterò per sempre con me. Non ci sono parole, non si può esprimere. È una cosa che può succedere una volta nella vita. E oggi è successo a me. Stai cercando qualcosa che non troverai mai. Apri il tuo cuore e guarda.